Ciao Mike e Luigi, io mi chiamo Cesar Salvatierra. Lui si chiama Cesar Salvatierra ed è adesso sta in Lima, Perù, e è un distributore appunto di libri, quindi è molto legato all'ambiente naturalmente letterario. Ha come amico appunto universitario Alan Morales, e per questo ha detto che nel momento in cui c'è stata l'inizio della pandemia hanno deciso praticamente di intraprendere questo progetto insieme per dar spazio soprattutto agli autori peruviani, perché così era nata l'idea, di farsi conoscere attraverso la loro fanpage. Saluti a Mike e Luigi, io mi chiamo Alan Morales, sono di Perù. Alan Morales, che fa di professione appunto il marketing, sta con una impresa che si chiama Consorzio Rail, è cofondatore con Cesar della feria del libro, della feria virtuale del libro, bisogna dirlo, perché poi è un formato che loro hanno esportato dal Perù anche in altri paesi dell'America Latina, e poi hanno esportato naturalmente in Europa, passando per la Spagna e adesso per l'Italia. Quello che dice, già che stanno attraendo moltissimo pubblico, cioè molto interesse in questo tipo di formato, adesso non si tratta più solamente di libri, ma di arte a 360 gradi, e quindi sono aperti praticamente a tutti i tipi di arte, tanto è vero che ci sono musiche, ci sono anche artisti, insomma pittori, eccetera. Bueno, el interés por Italia nació porque la fiera virtuale del libro praticamente prima è stata in Spagna e poi in Italia, dice, ed è sorto soprattutto per il fatto che l'Europa, insomma, l'Italia sono la culla alla fine del patrimonio culturale mondiale, no? E allora dice, poi adesso in questo anno c'è anche l'occasione dei 700 anni dalla scomparsa appunto di Dante, e quindi si è voluto dare anche lustro a questo evento, e naturalmente ci saranno anche degli artisti, non solo, come ha detto appunto anche prima Alan, degli artisti non solo letterari, e persone che non si sarebbero potute conoscere e riunire se non grazie al virtuale, per esempio. Allora in questo caso il virtuale è molto utile, no? Sì, claro che sì. Sì, quello che dice Alan in realtà è un invito che ha esteso a tutti quanti a partecipare appunto a tutto il pubblico dal 5 marzo al 21 di marzo alla fiera virtuale del libro Italia. Questa è la fan page di Facebook, perché tutte le attività si svolgeranno su questa fan page in diretta dalle 8 della mattina fino alle 12 della notte. Questi ragazzi si alzeranno presto di notte, si alzeranno all'alba per rispettare l'orario del paese, l'Italia, quindi del paese invitato in questo caso, quindi voglio dire è veramente encomiabile. E poi dice il 13 e il 14 di marzo ci saranno poi degli omaggi, che sono diciamo la settimana centrale, agli artisti, logicamente non solo a Dante che abbiamo nominato prima, omaggi dove per esempio ci sarà pure Fabio Bussotti, no? E ci saranno tanti altri artisti, ma anche per esempio ad Antonia Pozzi, Alda Merini, allo stesso Michelangelo, cioè diciamo omaggi che sia gli italiani che comunque appunto artisti latinoamericani vogliono fare al nostro paese. Tenemos como organización la visión de... Comunque continuano appunto con gli sforzi praticamente per diffondere la cultura, no? In tutto il mondo. L'unica cosa che posso dire è che rimarremo ancora in Europa,
ma questa è proprio una chicca perché non l'hanno detto ancora nessuno e a te, Michele, l'hanno detto, quindi è importante. Il 21 marzo si saprà dove andremo. Bueno, sí, indicarles de que las actividades van a empezar este 5 de marzo. Ha detto che l'inaugurazione sarà il 5 alle 9 di mattina. E da quel momento in poi praticamente le attività si svolgeranno dalle 8 alle 12, come abbiamo detto in precedenza. E niente, che sarà una cosa, diciamo, molto più che altro sono in trepidazione, hanno detto. Dice, siamo espettanti, no? In trepidazione, perché vogliono già iniziare a vedere che tutto quanto fluisca, insomma. Bueno, quiero mandar un saludo de parte de la organización de la Feria Virtual del Libro. Sí. Ha salutato, ha detto che naturalmente aspetta tutti quanti i telespettatori appunto di Patrimonio Italiano TV sulla pagina della Feria Virtuale del Libro Italia, e che ci saranno delle presentazioni meravigliose, delle interviste pure. Faremo un'intervista a Federico Moccia questo il 21, quindi ci saranno insomma tante. Sì, invito a tutto il pubblico. Allora ha salutato anche lui i nostri telespettatori, e che tutti quanti logicamente possano seguire la Fiera Virtuale del Libro sulla fanpage Fiera Virtuale del Libro Italia dal 5 al 21 marzo. Molto okay. Grazie, molto grazie. Ti invitamos también Mike y a Luigi para la inauguración de la Feria Virtual del Libro el viernes a las 9 de la mañana. Y bueno, estaremos en contacto. Y estaremos en contacto de todas maneras. Muchísimas gracias.